Buongiorno a tutti amici, ben ritrovati in un nuovo video di pulizie motivazionali. Allora ragazzi, oggi farò tante cose perché sono stata qualche giorno senza fare proprio nulla, perché ho fatto cose fuori casa, dovevo stare dietro alla Milù, alle cure, al bagnetto, insomma, sono stata un po' presa. Poi vi dico la verità, non è che sono ancora proprio in bolla col discorso dell'influenza. Non so se è capitato anche a voi, ma questa influenza mi ha lasciato veramente a terra, devo dire la verità. E quindi oggi, amici, di buona lena ho cominciato a sistemare casa, anche se poi ci sarà una seconda parte. Come prima cosa sono andata a pulire il frigo, perché avete visto che disastro che c'era. Dopodiché andrò a fare un'altra spesa. Per il momento lo vado a pulire col prodotto della Smack, grassatore, addirittura la candeggina, perché c'era veramente bisogno, ragazze, e non lo dico così tanto per dirlo, perché giustamente qualcuna di voi mi dice: ma sei sempre a pulire. È vero, sono sempre a pulire, ma non lo so, qui da me lo sporco e il caos regnano sovrani. Solitamente il frigorifero lo pulisco ad ogni spesa, ma come vi dicevo, ultimamente l'ho proprio trascurato. Quindi vado a fare questo lavoro non solo dentro il frigo, ma andrò anche a svuotare il freezer perché purtroppo ho delle cose da eliminare e questo è un disastro, perché quando dico io che non vanno lasciate le cose troppo tempo dentro il freezer, dico la verità, ragazze, perché mi sono resa conto che c'è una bistecca e un pezzo di pesce che sono da buttare perché hanno un colore strano. E io dico la verità, i prodotti anche dentro il freezer più di 2 mesi non li lascio. Come sapete, tento di consumarli prima, di modo che non ho questi problemi di andare a buttare via il mangiare, perché è una cosa veramente antipatica. Continuo a pulire tutti i vari accessori del frigo e raduno tutto dentro questa scatola. Come avete visto, il frigo è vuoto, quindi faccio presto. In questo momento mi state vedendo preparare la cena. Vado a fare un bel sugo di salsiccia che io non mangerò, ragazze, purtroppo. Mi sto facendo questi carciofi, ci vado a dare poi una bollita e li vado a passare così nell'aglio e in un goccino di olio. Adesso pulisco per bene questa bacinella e la disinfetto perché andrò a mettere dentro tutte le varie cose congelate e andrò a sistemarle come si deve dopo aver pulito anche il freezer. In questo momento mi state vedendo fare appunto questo lavoro. Questo è uno di quei lavori più odiosi che ci possano essere dopo il discorso di stirare, che devo fare anche quello, ma non in questo video. Fatemi
sapere nei commenti, amici, se anche voi odiate pulire il frigo e stirare, oppure quali sono i vostri lavori preferiti che fate più volentieri e quelli che invece proprio non fate assolutamente volentieri. Io odio stirare, come sapete, e pulire il frigo. Queste sono proprio le due cose che mi danno più fastidio di tutto il resto delle pulizie di casa. E dopo aver imbastito la cena per la sera, ho finito anche il frigorifero e anche il freezer, ragazze. Ho pulito tutto quanto, buttato via qualcosina, per fortuna non troppe cose, però diciamo che era proprio un lavoro necessario. Dopodiché vado a fare bollire un bel po' di acqua e la butto giù dal lavandino, così semplicemente senza aggiungere nulla, tanto per disinfettare un po' e togliere magari qualche odore, visto che ho fatto il pesce. Dopodiché passo in camera da letto e qui veramente, anche qui, lo so, magari mi ripeto, c'è il solito caos. Devo cambiare le lenzuola e farò proprio una bella pulizia approfondita del letto con l'aspiramaterassi e il disinfettante antiacari della Napisan. Ed ecco qui il mio ammorbidente preferito, lo Chantecler, i concentrati, che utilizzo sempre molto volentieri. Per quanto riguarda il detersivo della lavatrice, ragazzi, io compro di solito quello che trovo in offerta. Il mio preferito in assoluto è lo Chantecler, anche per quanto riguarda il detersivo per la lavastoviglie. Però diciamo che quando trovo il Dash o altre marche in offerta, come quello che vi ho fatto vedere, vado tranquilla, ecco, non per qualcosa, ma perché sono sempre prodotti buoni. A questo punto vado anche a togliere i tappeti, che però non andrò a lavare in lavatrice oggi perché ce l'ho già piena e dovrò fare poi altrettante lavatrici di cose più urgenti. Vado a passare per bene l'aspiramaterassi, che questo è uno strumento veramente molto molto valido. Tolgo il topper, che è soltanto dalla mia parte, e continuo questo lavoro andando poi ad igienizzare, come vi ho detto, con il Napisan spray al gusto di limone, mi pare, all'aroma di limone, con la quale mi trovo veramente bene. Eccolo qua, questo prodotto qui, io mi trovo bene quando non ho voglia di passare il bicarbonato, che poi va aspirato più a lungo. Velocizzo diciamo la pulizia dei materassi in questa maniera qua. Li pulisco sia da una parte che, come state vedendo, anche dall'altra parte, e lascio per bene le finestre aperte, perché anche la camera, nonostante il fatto che l'altra volta l'ho fatta in modo approfondito, gli ultimi giorni è stata proprio trascurata. Some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna bite. I've got my hands on your body, so tell me what you want me to do. I can be good or be naughty. Love you like I do.
andata a spolverare oggi con il prodotto Secrets che compro da più me ed è specifico per i pavimenti. Ha un profumo veramente ottimo, quindi riesco a spolverare con questo prodotto anche se è per il pavimento. L'ho detto già in vari video, preferisco utilizzare questo prodotto piuttosto che l'ammorbidente o altri prodotti che rovinano anche i panni. Con questo io mi trovo bene, dico la verità, non fa tanta schiuma, quindi può essere tranquillamente utilizzato anche per spolverare quando appunto voglio fare una bella spolverata profonda come sto facendo oggi. Quando voglio fare invece alla veloce c'è il piumino della Swiffer oppure tutti i vari antistatici, che però ragazze alla lunga bisogna poi togliere o con l'ammoniaca e il panno bello strizzato, l'ammoniaca naturalmente sempre molto diluita, oppure appunto con questi prodotti, perché si rischia con troppo utilizzo degli antistatici di andare, anziché a pulire, a impiastricciare i nostri mobili. Sono andata a spostare tutte le varie cassettiere, anche questa più grande, e guardate qui che acqua! Sembra incredibile, ma basta trascurare lo spolvero 2 o 3 giorni che la polvere, ragazze, regna sovrana, non c'è verso, bisogna proprio dirlo, la polvere è ovunque, quindi quando si trascurano le pulizie poi diventa più difficoltoso farle, per quello che io dico sempre che un pochino per giorno fa la differenza e si può mantenere la casa pulita proprio andando a spolverare, a pulire un pochino per giorno. Vado a pulire, come state vedendo, il pavimento. Utilizzo l'aspirapolvere per tutto il pavimento, negli angoli ho già aspirato e lavato, dopodiché con il mio mocio, che ormai sapete quale utilizzo, il Turbo Smart, vado a pulire il pavimento e utilizzo anche quel prodotto con la quale sono andata appunto a spolverare tutti quanti i mobili. Se avete fatto caso di nuovo all'acqua, quant'è sporca, ragazze, è una cosa allucinante. Questa porta, devo dire la verità, come tutte le altre, era un po' che non l'andavo a pulire. Vado anche a pulire la scarpiera, ma soltanto nella parte esterna oggi col prodotto che faccio io a base di aceto di alcol, che l'ho ordinato su Amazon, perché nel punto dove lo compro io, diciamo, non l'ho trovato, e allora
allora sono andata a ordinarmene un bel po' su Amazon. A questo punto passo in bagno, mi sono messa le mie cuffiette e mi sono scatenata, come avete visto, perché dopo 3 ore di pulizie penso di meritarmelo. Sono andata a provare questo spray che è della Chantecler disincrostante, che adesso poi vi farò vedere. È abbastanza buono, ma devo dire la verità, queste mousse così non mi entusiasmano. Penso che lo andrò poi a finire naturalmente, ma non credo che andrò più a riacquistarlo. Vado a pulire per bene il bagno, ragazze, perché mi è sorto un bel problema che poi vi faccio vedere. È uscita fuori una macchia pazzesca nell'angolo del soffitto. Per fortuna con la vicina di sopra stiamo già risolvendo. A casa mia non devono spaccare nulla, però è una perdita, praticamente un'infiltrazione che piano piano ha creato quella macchia bruttissima che poi vi farò vedere alla fine del video. Ci mancava anche questa per il mio bagno, no? Già che non ha abbastanza problemi, ci mancava anche la macchia. Comunque diciamo che sarà una cosa risolvibile. Come vedete, oggi sto andando a pulire con questo spazzolino piatto, così riesco a passare per bene proprio la base dei rubinetti. Pulirò in questa maniera qua anche la base del water e del bidet. In questo momento continuo questa pulizia con questo prodotto. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. E come avete visto, sto andando a pulire proprio la base di questi sanitari che poverini ormai sono davvero alla frutta. Nello stesso momento, in questa maniera qua, pulisco anche le fughe del pavimento che ci sono attorno. E questo prodotto, come anche questo che sto andando a mettere dentro il water, per le fughe, ragazze, è ottimo. Dopodiché passo l'aspirapolvere, perché non l'ho fatto subito, appunto, e continuo con la pulizia del mobile, questo qui in legno, perché appunto era proprio impolverato. Poi, essendo vecchio questo bagno, essendo inoltre anche chiaro, non vi dico la polvere quanta se ne attira, insomma. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive. E come state vedendo, vado ad asciugare tutto, anche questi porta spazzolini li vado proprio a disinfettare, butto via magari uno spazzolino se è vecchio, io alterno quello normale a quello elettrico, dopodiché pulisco il vetro perché era proprio pieno di ditate e vado a utilizzare il prodotto che faccio io oggi, mentre invece per asciugare tutti i sanitari utilizzo la carta e lo spray 3 in 1 di Emulsion, che io lo utilizzo sempre molto volentieri, e vedo che anche altre ragazze su YouTube lo utilizzano perché è proprio un prodotto molto molto valido. Come ultima cosa vado a lavare il pavimento, gli angoli li ho già fatti a mano in ginocchio, ragazze, come sapete, ed ecco qui la macchia sul soffitto, ragazze, guardate qui, è pieno di muffa, e vabbè, pazienza.